Ciao a tutti da Gerardo Paterna per RaiTV. Anche oggi, come di consueto, ospitiamo un personaggio importante del settore immobiliare, giovane e con una bella iniziativa che sta avendo il suo successo. Stiamo parlando di Marco Lardera, cofondatore e CEO di Immoneo.com. Allora Marco, grazie per essere invitato. È un piacere averti qui. Piacere mio. Allora, come al solito, poniamo anche al nostro ospite le consuete tre domande di rito, così cerchiamo di capire e conoscere meglio come si stanno muovendo in un settore immobiliare così articolato e complesso. Allora, parliamo di Immoneo. Allora, servizi di qualità. Esatto. Un incubatore importante come il PoliHub di Milano collegato al Politecnico ed un modello di matrice francese. Esatto. Okay. Qual è la vostra idea di posizionamento quindi in un mercato che è poco intermediato come quello italiano? Allora, l'idea di posizionamento è fondata sull'andare a intercettare chiaramente la parte di mercato non intermediata, ma anche di andare ad offrire un servizio a chi non è soddisfatto del servizio delle agenzie immobiliari tradizionali e che ha bisogno di qualcosa di diverso per vendere, perché ha già provato a vendere con altri sistemi e ha riscontrato difficoltà. E per questo noi puntiamo su servizi di qualità, perché è l'aspetto su cui c'è più da lavorare in questo ambito immobiliare di oggi, dove ci sono tanti annunci sul mercato, l'offerta è veramente esagerata, gli acquirenti hanno una possibilità incredibile di scelta. Se non si lavora sulla qualità, sulla valorizzazione, sull'andare a colpire l'acquirente con delle banali fotografie, ma che poi banali non sono, non si riescono ad ottenere i risultati desiderati. Quindi valore della proposizione. Esatto. È questo di cui stiamo parlando. Sì. Una bella presentazione dell'immobile e un presidio dei canali social e pubblicitari, esatto, adeguata e corrispondenti al valore effettivo del esatto, bene. Un po' questo quello. Esatto, sì, perché internet chiaramente ha portato tante novità, quindi sì, però ha portato anche delle difficoltà, perché è esploso questo discorso nel giro di poco tempo. Quindi è vero che si possono caricare annunci su qualunque portale, però il problema è che se gli annunci non sono pubblicizzati all'altezza, non hanno i materiali precisi, completi, non c'è quella trasparenza che oggi serve, è difficile colpire, ecco, e lasciare il segno. Chi cerca vede delle fotografie, quindi il primo aspetto su cui bisogna lavorare è la preparazione dell'immobile con l'home staging, con tutti i servizi disponibili e poi con un bel servizio fotografico. Ok, chiarissimo questo. Io immagino che anche tra i privati che voi servite non saranno soltanto rose e fiori, no? Quali sono le criticità che avete incontrato nella proposizione del vostro servizio che il privato utilizza? Ecco. Certo, la criticità più grande chiaramente è il dover pagare prima un servizio. Ecco, qui stiamo parlando che rispetto all'agenzia immobiliare tradizionale, che se funziona bene e fa il suo lavoro percepirà un compenso nel caso di successo, esatto, qui chi si affida a voi, che ha un immobile da vendere, quindi acquista e paga immediatamente un servizio. Esatto. Okay. Diciamo che la differenza è proprio che il cliente compra un servizio e riceve quel servizio mirato. La vendita è un percorso, è la conclusione del percorso che comincia con questo servizio. Se si fa tutto bene, allora poi si riesce ad arrivare alla vendita. Il tutto bene vuol dire partire dalla preparazione di quello che è la documentazione per la vendita. Certo. Per questo dico che è importante il consulente locale di Immoneo, perché è colui che va a controllare la documentazione dal punto di vista tecnico, che sia tutto in regola, e che poi prepara la casa per essere pubblicizzata. Se è tutto pronto e tutto è perfetto, allora è facile vendere. Se non si vuole regolarizzare l'immobile, se non si vuole fare questo, allora poi ci si scontra con problemi più importanti in fase di vendita e sono, diciamo, dolori per, però noi siamo chiari su questo aspetto. Chiaramente il costo non è per tutti, è un sistema diverso e quindi va a cambiare un po' una mentalità che è molto forte, sì, sul territorio italiano, quindi di affidarsi chiaramente a delle agenzie, sì, immobiliari pagando una percentuale dopo,
Però noi vediamo che col tempo questo discorso sta prendendo piede e si sta diffondendo sempre di più, quindi la gente, i proprietari capiscono che è necessario un servizio di valorizzazione per preparare bene l'immobile, Certo. Quanto spende in media un cliente proprietario, ecco. Esatto, cliente, sì. No, il proprietario paga, sì. proprietario paga, diciamo, un servizio che varia dai 500 euro ai 1500 euro, a seconda che sia un monolocale o Sì. una villa, perché chiaramente il lavoro Cambia dipende l'impegno, dal certo. tempo di realizzazione del lavoro, e poi non paga più niente, mentre l'acquirente non paga nulla perché il nostro sistema, diciamo, non prevede Sì. commissioni o percentuali post vendita, diciamo. Ok, questo ti faccio una domanda da osservatore terzo. Allora, cosa cambieresti nel modo di intermediare degli agenti immobiliari? Perché ne avrei incontrati, avrete Esatto. costruito anche, diciamo, la vostra azienda anche sulle debolezze, no, della categoria. Sì, è vero. Io penso che il modello dell'intermediazione italiana sia poco, ormai poco, abbia poco futuro in Italia. Penso che l'agente immobiliare debba diventare più un consulente immobiliare, quindi un professionista preparato, competente, che segua una sola parte. Perché a mio avviso riuscirebbe a instaurare un rapporto di fiducia con il cliente, che sia acquirente o venditore, ma a mio avviso deve seguire una singola parte. E Cioè, allora tu vedi, diciamo così, un conflitto, una sorta di conflittualità di interessi, sì. cioè la terzietà del mediatore rimane circoscritta al codice civile, questo è il concetto. Sì, io penso che come in tutte le professioni, paga poi la qualità e la professionalità del professionista. E ce ne sono tanti nel campo immobiliare, è un peccato che la categoria poi si rovini in questo modo. Noi non abbiamo nulla contro il modello delle agenzie immobiliari tradizionali, nel senso. Secondo noi il consulente è sempre importante perché c'è chi non ha voglia magari di seguire alcuni aspetti e Certo. quindi si rivolgerà sempre all'agente immobiliare, ma credo che il cliente debba pagare un servizio più di qualità, Sì. ecco. E seguendo solo una parte, l'agente immobiliare riuscirebbe a concentrarsi meglio e a lavorare o Più sulla qualità. promozione dell'immobile o sulla ricerca per chi cerca, ecco. Certo. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, per entrare in contatto con Immoneo, immagino un sito web. Esatto, sito web, contatti, chat, Facebook, qualunque Quindi canale cos'è? utile. Imo-neo.com. Imo-neo.com. Esatto. Perfetto, quindi siete avvisati. Questo è Vi quanto. aspettiamo. Bene. Allora, Marco, grazie mille per essere Grazie a te per l'invito, è un intervenuto. piacere. Benissimo, ti aspettiamo poi la prossima volta. Volentieri. Allora, da Marco e da Gerardo, un saluto a tutti. A Grazie, presto. a presto.